Mallorca, le nostre vacanze iniziano oggi! Playa de Muro. Bello il nostro ombrellone, amore. C'è anche la presa di luce che non si sa mai. Ma fatti vedere, guardami. Bella, amore. No! Dai! Come mi pare? Sono i miei slider! Si fa legare, vieni! No, non si fa legare! L'ultima è la cucina, anzi lava piatti! Che cucino sempre io! Vai, la... le gambe sono... No, non ce la fai! Te l'ho detto! Ci vuole il disco! Ci vuole... Cazzarola! Zanzara, non l'ho preso. Bistecca di tonno con semi di chia. Siamo arrivati a Cala Mitiana dopo un lungo e tortuoso percorso in mezzo ai boschi, però ne è assolutamente valsa la pena, guardate che bellezza. E praticamente dovete vedere che queste casette sono tutte private. Praticamente cosa hanno fatto secondo me? Si sono comprati tutta la zona e però lasciando un accesso al pubblico, quello lì che abbiamo appena fatto tutto inerpicato in mezzo ai boschi, così da disincentivare i turisti a venire, e loro godono di una spiaggia praticamente privata però mantenendola pubblica, e quindi è legale, deduco, ma noi li abbiamo fregati. E Jimmy fa cena con res salomone, guardate che crosticina che ha fatto, insalata mista, riso, wasabi, e, no, wasabi. E la quinta puntata di Stranger Things. E la birra. E la birra, già che... Cheers. Ah, prendi il sale. Cheers, woman. Oggi Cala Varkes. Passeggiata come sempre in mezzo nulla, è una buona attivazione mattutina, devo dire, ottimo, siamo uno svincolo, sinistro dritto, no, dritto, ok, e questa è la vacanza delle sfighe di Jimmy, perché dopo un taglio che si è fatto ieri, oggi abbiamo lo smasciullamento. Lo smasciullamento. Dai. Mentre parlava con le caprette. Non ti hanno detto attento, eh. Ti hanno fatto solo ciao. Cala Varkes, arriviamo! Andiamo a lavorare. Na, 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 na. Oh, vabbè. Ah, vabbè. Cioè, cedere ste calette sembra di andare, non so, a rubare. Ah, anche oggi ci mancava il cammino nella foresta. Io ancora.
Ma è mai possibile? Perché? Adesso scaliamo questa montagna e vediamo dove ci porta. A chi mi chiede se in vacanza mi alleno, ragazzi, questo è un workout. Quindi in posti del genere dove si deve per forza muoversi, noi facciamo 40 minuti di camminata ogni mattino per raggiungere le calette, direi che l'allenamento lo faccio. Ricordate sempre che l'allenamento non è quell'ora passata in palestra o non ci si allena solo in palestra, ci si allena in tanti modi, in modi diversi, ed è anche bello perché in questo modo si riescono a dare stimoli diversi al proprio corpo. Io ad esempio durante l'inverno camminate così in pendenza non la faccio mai perché vivo in tutto un altro ambiente, quindi anche per questo è bello variare e lasciare che gli avvenimenti della vita lavorino sul vostro corpo. Però se non ti piace in quel modo, Madonna, mi devo togliere il piede. Madonna, se non ti piace, ti piace lo di Ana Arezzo e mi sta sui. Qui si muovono però, eh. Dove? I tassi. Ma dove si muovono? Qui. E la fascia non c'è più. Faccio questo video perché non ci dovremmo mai dimenticare della scarpinata in mezzo boschi e sterpaglie di 40 minuti. Signori, ecco a voi la nuova Tomb Raider. Andiamo. Peccato non ci sia il vecchietto da rinchiudere nel frigorifero. Dammi. Non dura. Ebbene sì, Tomb Raider è durata ben poco. Adesso Silvia versione turista cinese. Come va sotto l'ombra? Sto malissimo. Un uomo distrutto. Quando potevamo benissimo prendere quella scala lì. Dopo 10 giorni nella costa orientale di Maiorca, oggi ci siamo spostati a Palma e adesso visitiamo un pochino la città. Ci sono le palme! Guarda, ci sono le palme! Vicino a Palma c'è Magaluf, che è una specie di parco giochi per bambini e ubriaconi, in quanto ci sono posti come questo parco hotel resort, ma a quanto pare di notte diventa un bordello.
Noi ci siamo alle 7 per fare un aperitivino, poi ritorniamo a Palma. Troppo casino, no? Giornata di viaggio. Ieri sera siamo andati a ballare e stamattina praticamente ci siamo svegliati solo per fare colazione e raccattare tutto, fare la valigia. Tutto quello che ho portato mi è stato veramente inutile. Ho indossato essenzialmente solo costumi e di outfit ho indossato solo questo e un pantaloncino, una canottiera. Quindi tutto il resto davvero superfluo, e questa è una grande lezione per la prossima volta che farò una vacanza del genere. E niente, quindi adesso, siccome abbiamo il volo nel pomeriggio, ci siamo preparati il pranzo eccetera, lasciamo la roba in macchina che abbiamo preso il parcheggio coperto, quindi tutto è sicuro. Andiamo a farci un giro per Palma, andiamo a prendere un po' di souvenir e poi partiamo. Thank you.